Bentrovati ad una nuova edizione del TG di Crun TV. Scuola e polemica, i vigili presideranno solo quelle più pericolose e i genitori insorgono. Sentiamo. Il servizio di vigilanza alle scuole condotto dalla polizia locale è stato ridotto e alcuni genitori sono insorti, considerando i loro figli poco tutelati. In realtà le scuole sono state catalogate dopo attente analisi e dati incrociati tra polizia locale e pronto soccorso per stabilire il grado di pericolosità degli attraversamenti e divise in tre categorie: scuole con bollino rosso, arancione e bianco. A quelle ritenute rosse, ovvero più pericolose, il servizio rimane garantito. Parliamo di scuole poste su strade ad alto traffico, come quelle tra Viale Trento Trieste e Via Palestro, o quelle di Vanovati e Via Le Po. Quelle arancioni saranno presidiate in caso di disponibilità degli agenti, mentre il servizio è stato totalmente sospeso davanti a quelle scuole catalogate con bollino bianco, ma solo perché ritenute assolutamente non pericolose. Sono 160 i bambini del Cremonese e Mantovano che non hanno presentato entro l'11 settembre la documentazione necessaria prevista dalla legge Lorenzin per l'iscrizione ad asili nido e scuole dell'infanzia, il servizio. Numeri importanti, quelli che riguardano le violazioni in campo vaccinale sul nostro territorio. Sono infatti 160 i bambini del Cremonese e Mantovano, su un totale di 717 in tutta la regione, che non hanno presentato entro l'11 settembre la documentazione necessaria prevista dalla legge Lorenzin per l'iscrizione a asili nido e scuole dell'infanzia. I dati sono stati forniti da Regione Lombardia, che ha annunciato provvederà immediatamente a contattare le famiglie per attivare il recupero dell'inadempimento. I dati non sono comunque definitivi perché qualche aggiornamento continua ad arrivare in queste ore e perché le strutture presenti su tutto il territorio sono circa 5.000. Probabilmente dunque potrebbero esserci ritardi da parte delle strutture scolastiche a rispettare i tempi sull'invio degli elenchi previsti dalla legge, ma il problema rimane. Il centro muore, il Lungo Po rinasce con l'inaugurazione di sabato delle colonie padane, iniziata una nuova vita per l'area lungo il Grande Fiume come zona di recreazione e attrazione. Nel frattempo però in centro storico continuano le chiusure. Viviana Sudati. Colonie padane, nuovo campeggio, nuovo attracco con ristoro. Il Lungo Po rinasce mentre il centro storico sta attraversando il suo momento peggiore. A fronte di chiusure di negozi, di desertificazione di quello che un tempo era il Salotto Buono di Cremona, la zona periferica della città vive una seconda giovinezza. L'ultimo atto di questa rinascita è avvenuto sabato con l'inaugurazione in grande stile delle colonie, riqualificate grazie ad un intervento di quasi 2 milioni di euro da parte di un privato, la Fondazione Luciano e Giovanni Arvedi, che ha riconsegnato alla città un luogo simbolo ma da tempo abbandonato. Un polmone verde completamente riarredato con nuove attrazioni per adulti e bambini. I cremonesi hanno dimostrato subito il loro gradimento al pomeriggio quando le colonie sono state aperte e si sono trasformati in un parco divertimenti con attrazioni e animazioni. Ora non resta che sperare che non si tratti solo di un amore passeggero. Per far sì che le colonie padane tornino ad essere un luogo di attrazione occorre un gestore capace di donar loro un'anima. Siamo alle notizie dall'Italia. 7 docenti universitari sono stati arrestati per reati corruttivi dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito di un'inchiesta su concorsi truccati. Le misure sono scattate a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare domiciliari disposta dal GIP su richiesta dei PM fiorentini Luca Turco e Paolo Barlucchi. Altri 22 sono stati colpiti dalla misura dell'interdizione dalle funzioni di professore universitario e da quelle connesse ad ogni altro incarico accademico per la durata di 12 mesi. Nell'inchiesta, che riguarda tutto il territorio nazionale, risultano indagate complessivamente 59 persone. Questa mattina i finanzieri hanno eseguito oltre 150 perquisizioni domiciliari in uffici pubblici, abitazioni private e studi professionali. È stato fatto salire intorno alle 13:45 su un'auto della polizia parcheggiata in un ingresso secondario del palazzo che ospita il tribunale di Perugia e portato in questura l'uomo che stamani in una stanza dell'edificio avrebbe accoltellato prima una giudice del tribunale fallimentare e poi il collega della magistrata accorso in suo aiuto. L'uomo, stando a quanto si è appreso, è un cinquantenne. Ancora ignoti i motivi dell'aggressione avvenuta con un grosso coltello. Siamo alle notizie dal mondo, siamo disposti a negoziare fino all'ultimo partendo dalla condizione che il popolo catalano possa decidere, lo ha detto il delegato della Generalitat di Catalogna a Roma, Luca Bellizzi, in un forum all'ANSA. Data, quorum, censo, la domanda elettorale, siamo disposti a negoziare su tutto, ma qual è la proposta del governo spagnolo? Rajoy ha detto no, se c'è una volontà si può modificare anche la Costituzione, ma i popolari non hanno questa volontà politica, ha aggiunto Bellizzi. Sì.
Sono 50.000 le persone che a Bali hanno lasciato le loro case per timore di un'eruzione del vulcano Agung. Il portavoce della protezione civile locale ha detto che gli evacuati, quasi raddoppiati in 2 giorni, si sono sparsi in tutte le zone più lontane dal vulcano ed alcuni si sono trasferiti nella vicina isola di Lombok. Venerdì scorso l'allerta è stata alzata al livello massimo dopo un'attività sismica. L'ultima eruzione della Gung risale al 1963 e in quell'occasione morirono 1.100 persone. Siamo alle notizie sportive. Domenica 1 ottobre inizia ufficialmente il campionato di Serie A di basket. Abbiamo sentito l'allenatore della Manoli, Meo Sacchetti, sull'esordio casalingo con Milano. Sentiamo. Beh, sicuramente Milano ci abbiamo giocato in amichevole, amichevole conta o non conta, però per noi già scontrarsi con delle realtà fisiche importanti, con un roster impegnativo, è una cosa che a noi ci aiuta, speriamo che ci aiuti. Adesso, domani abbiamo l'altra amichevole con Reggio Emilia, poi iniziamo, le aspettative nostre come da neopromosse ci vogliamo salvare. Un'ultima battuta, invece la dedichiamo alla nazionale, è proprio il caso di dire che ora tocca a lei. Sì, adesso fino a novembre non mi tocca niente, ci penso solo. Adesso la prima cosa è pensare a Cremona, poi dalla nazionale da novembre in poi. Dopo di noi, come ogni lunedì, torna Barra Sport, il programma a cura di Giorgio Barbieri. Si parlerà come sempre di Cremonese, Serie B e Serie A, insomma, tutto il calcio che piace. Questa per noi era l'ultima notizia. Il TG torna come sempre, però domani alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di serata, possibilmente su Cron TV. Arrivederci.